Un ulteriore passo verso la fine regolare dei campionati. Nella riunione di ieri il Comitato Tecnico Scientifico ha accolto le istanze della Federcalcio sul nodo principale del protocollo, l'eliminazione della quarantena obbligatoria del gruppo in caso di almeno una positività al suo interno. La decisione andrà ratificata nei prossimi giorni. Recepito così il modello che ha consentito la ripresa delle attività in Germania, se c'è una positività, questa sarà isolata. Il resto del gruppo potrà continuare ad allenarsi e a giocare partite, venendo sottoposto subito a tampone, non solo appena viene dichiarata la positività del componente, ma anche nel giorno della partita. Si renderà necessaria dunque la diagnosi rapida dei test molecolari per evitare che calciatori, che nel frattempo dovessero aver contratto l'infezione, vadano in campo col rischio di contagiare compagni e avversari. È comunque una svolta non di poco conto. In questo modo si abbassa sensibilmente il rischio di non riuscire a chiudere regolarmente i campionati. I casi singoli di positività non incidono sullo svolgimento delle partite e l'unico vero ostacolo a questo punto, e nessuno lo auspica, resta una nuova risalita della curva dei contagi da Covid in tutto il paese, il che porterebbe ad una sospensione dei tornei. A quel punto entrerebbero in scena i pieni B, playoff e playout, oppure C, cristallizzazione delle classifiche con la correzione dell'algoritmo. A proposito di tamponi, stamani sono arrivate le diagnosi di quelli effettuati ieri in Casa Pescara. Tutti negativi, componenti del gruppo squadra. Sempre questa mattina sono stati effettuati prelievi di sangue per i test sierologici. Nel pomeriggio test in famiglia al Poggio, a porte chiuse. I biancazzurri hanno già messo del mirino il match con la Juve Stabia e già in quella sede potranno usufruire di una delle principali novità alla ripresa del campionato, le 5 sostituzioni, comunque effettuabili all'interno di 3 finestre di opportunità. Zauri prima e le Grottaglie poi hanno sempre attinto appieno ai cambi, tanto che il Delfino è primo nella graduatoria delle sostituzioni in cadetteria con altre 3 squadre, 84, dunque sempre fatti i 3 cambi nelle 28 partite giocate. Le 5 sostituzioni saranno utili ad un miglior dosaggio delle energie, visto che in 40 giorni si giocheranno 10 giornate con temperature elevate. Allo stesso tempo ci sarà modo di sfruttare di più e meglio l'intero organico, tutti dovranno farsi trovare pronti. Pescara che abbonda in quantità e qualità a centrocampo e negli esterni bassi e che dovrà calibrare una sua dimensione in attacco trovando elementi affidabili al fianco di Galano. Grande attesa per Pucciarelli e poi il casting per il ruolo di centravanti, dove Maniero sembra ora in vantaggio su Borrelli e Bojinov.